Ciao ciao, sono Dominga, benvenuto in un nuovo video di Riciclo Creativo. Costruiamo insieme un portapenne utilizzando come base un cartone e i nostri disegni per decorarlo. Vediamo le tre fasi di questo lab. In effetti i portapenne servono sempre e il cartone non manca mai, perciò ottima idea, costruiamo un portapenne col cartone. Utilizzo questo cartone un po' più spesso, così la base sarà più rigida. Ritaglio 4 pezzi di cartoncini, base 10, altezza 15 cm. Col nastro adesivo largo da pacchi trasparente, ma va bene qualsiasi tipo, tanto poi vi farò vedere come ricoprirlo e non far vedere tutti questi pezzetti bruttoni. Unisco tutti i lati, faccio la stessa cosa per gli altri lati. Sigillo l'ultimo lato con nastro adesivo. Completiamo la struttura del nostro portapenne con una base quadrata, incollandola sempre con il nastro adesivo. In alternativa potete usare la colla a caldo. Questa era la parte più noiosa, ma nel prossimo video vi vedremo come decorare in maniera super originale questo portapenne. Tranquilli, tutte queste orrende imperfezioni spariranno. Ciao ciao, seconda parte per scatola di cartone portapenne. Coccolo il mio foglio e lo preparo ad accogliere un mucchio di macchie colorate. Hai già capito di che si tratta? Per indovinare dovrai avere una fantasia davvero sfrenata. Riempio il foglio di macchie floreali e le lascio asciugare completamente col metodo Sofiomatic Dominga. E ora con una penna nera definisco i bordi dei miei fiori. Questa è chiaramente una gerbera d'altura. Subito dopo appariranno rarissimi esemplari floreali. Wow. A questo punto fotocopio il mio disegno. Prepara acqua, colla e forbici per decorare il portapenne. Ciao ciao! Parte 3. Scatola di cartone portapenne. Inizio subito col ritagliare tutti i fiori dai miei fogli fotocopiati. Ta-da! E ora super pozione di acqua e colla. Immergo completamente i fiori nella pozione magica. Splash! Rifresco i miei fiori e li incollo sulla scatola fino a riempirla tutta. Anche sovrapposti l'uno all'altro sono carinissimi. Ho ricoperto tutta la superficie di fiori e ora lascio asciugare. Pronta! Io l'ho lasciata un po' più alta in modo da poterci mettere gli attrezzi da lavoro. E tu cosa ci metterai dentro? Se questo video ti è piaciuto lascia un like o un commento. Se ti va iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per restare sempre aggiornato sui nuovi video caricati. Ciao ciao!